Salve a tutti e benvenuti a questa edizione speciale del nostro regionale. La puntata di oggi è dedicata all'emarginazione sociale delle città italiane. I nostri giornalisti si sono recati nella capitale, intervistando chi, a causa delle precarie condizioni economiche, è costretto a vivere per strada, in una condizione di esclusione e con poche possibilità di riscatto. Ci colleghiamo con Antonietta Lappolloni e Martina Mucci, che da Villa Borghese hanno realizzato un servizio sulle differenze tra chi è riuscito a realizzarsi e chi vive ancora in uno stato di abbandono a se stesso. Ciao, buongiorno. Come ha fatto a trovare lavoro qui in Italia? Allora, quando è venuto io, che c'è stato un amico, lui ha lavorato prima di Modesta e lui ha dato questa nuova. Adesso è contento della scelta che ha fatto e di essere venuto qui? Così. Che tanto, capito? Cosa ti piace di più dell'Italia? Cosa? Che comunque tutto quanto. Secondo me esce la scuola. Grazie. Ma lei si sente marginato? Marginato? Solo? Solo? No, qua a Roma non si può nemmeno sentire solo, anzi. Ci sono tante gente che forse scambiano le parole. Quante persone al giorno parlano con lei? Una decina, diciamo, forse non conosciuti. Ok, grazie mille. Ringraziamo Antonietta e Martina. Ora ci spostiamo su Corsa Italia, dove la nostra inviata Chiara Ottaviano ha intervistato un giovane immigrato che cerca di integrarsi nella società italiana tramite lavori socialmente utili. Quanto è importante per te pulire le strade di Roma? For this work, because I have no job. So if I need some money, I pay my claim to La Strada. I get the money to buy wheels. Grazie Chiara, ma ora andiamo da Raffaella Azzurro con un'intervista a un rifugiato politico obbligato a vivere per strada sfuggendo alla guerra del proprio paese. Where you come from? From Nigeria. Africa, from Nigeria. Africa, okay. How much time are you in Italy? It's 2 years. 2 years. And why you are here? Are you here? My country? Yes. Will not have a good president. Do you think that Italy have a good president? Yeah. Why? Every two by you people do okay. What do you think of the Italian people? Everybody are good. Good. Yeah. Yes. And what do you do for life? So my ways find myself here. Very happy to find myself here because I suffered a lot in Nigeria before I came here. I lost my mother. I lost my father. I did the school. Grazie Raffaella. Torniamo adesso dalla nostra giornalista Antonietta, che si trova nei pressi dell'agenzia di Lire. Ecco la storia di un uomo che non si è rassegnato alle condizioni che è costretto a vivere, ma in questi anni ha trovato la forza di coltivare per strada la sua passione, l'amore per la lettura. È da tanti anni che lei vive qui? 11 anni. E come trascorre le sue giornate? Cosa legge? Quindi capita, gialli. Ma ha frequentato qualche scuola? No. E come si è appassionata alla lettura? Non c'è niente da fare, devo passare il tempo. Cammino con cane e con legno. Ci trasferiamo alla Roma Termini, stazione centrale della capitale. Tappa giornaliera per migliaia di passeggeri. Qui troviamo un chiaro esempio di come senza tempo siamo esposti all'indifferenza totale dei passanti. Linea ragazzi del giornale. Non cambiarvi, non mangiare. Ce la caviamo.
E la tagliamo abbastanza, lei si trova a poche? No. E come te la scorrete la giornata? Un sacrificio però vivere per strada. Come te la scorrete la giornata? Una catastrofe, sempre. No, no, io non chiedo. Che verso, ma sto scherzando. Così, solamente movimento, a bagno, ogni 2 ore io e fumare. E sempre così si adotte. No, signorina, non è la giornata, ho passato una notte in piedi sotto la pioggia, guarda. E perché? Perché io abitualmente vado sull'autobus notturno pensando che c'è qualche testimone, se avrò problemi, che mi difenderà, eccetera. Invece... Che genere di problemi? Problemi che i ragazzi per strada fanno di tutto di più. Io con pullman ho venito qua. No, da dove è il paese? Romania. E come mai siete qui? Bene. No, come mai? Perché siete vivete qui? Perché qui non ce l'ha a mangiare la Romania, muori di fome. Ok. E non ce l'ha lavoro, muori di fome. Vivete qui proprio? Sì. Mi chiamo Michelle. Michelle, da dove vieni? Dall'America. E come mai qui a Roma? Ma non te lo posso, è una storia lunga, quanto al mondo. Le piace, lei viaggia parecchio? Sì, spesso. Ha fatto parecchi giri oltre Roma? Dove? Dove è stata? Sono in Sicilia. In Sicilia? L'Italia si è girata più o meno tutto oppure? Tutta. Tutta quanta, dal nord fino all'estremo sud? Sì. E che ne pensa? L'Italia è un paese... E l'Italia non è benedetto da Dio, è maledetto da Dio. Più maledetto da Dio di così, è cannibalismo. Vero? È vero, sì. Purtroppo non è un paese che funziona come dovrebbe. Per certi funziona versi. Male, c'è molta mafia sotto sotto, vero? E quindi, insomma, è da parecchio che sta qui a Roma o... No, da un po' di tempo. Più o meno circa si può dire? 5 anni. 5 anni? Sì. Concludiamo infine questo nostro speciale con degli spunti di riflessione sul tema dell'emarginazione sociale, a cura di Antonietta Lapolloni. Un viaggio nella Roma nascosta. I volti e le parole di persone che quotidianamente vivono in una condizione di disagio arrivano dritti al cuore dei più giovani. La solidarietà è l'unico mezzo attraverso cui poter stabilire un ponte, un'esperienza in cui gli studenti decidono di spalancare gli occhi e di guardare la realtà a 360 gradi. È proprio dalla presa in considerazione dell'ultimo, del dimenticato, che deve ripartire l'uomo per migliorare l'umanità. Signore e signori, finisce qui il nostro speciale. Grazie per essere stati.